Domanda? Ah, ma è perfetto. Presidente Marsiglio, quarta edizione degli Stati Generali dell'Economia, Abruzzo Economy Summit a Pescara, ormai un evento consolidato a livello nazionale, tanti ospiti eccellenti, quali spunti? Beh, spunti sono stati tantissimi, difficile sintetizzarli, peccato per chi non ha potuto partecipare, ma aver potuto cogliere suggestioni da quelle più elevate come gli interventi che ci hanno offerto una riflessione su scenari culturali, politici, geopolitici ed economici di livello anche internazionale con due protagonisti assoluti come Giulio Tremonti e Paolo Mieli, oppure il confrontarci sulle strategie di marketing territoriale, di sviluppo turistico, di rilancio del territorio con la presidente di Enit Priante, con il presidente del CONI Malagò, venuto non a caso mentre svolgiamo i mondiali di sport rotellistici. Devo ringraziare anche Sabatino Aragu, il presidente della Federazione Mondiale, un abruzzese che ci ha permesso con la sua sensibilità e attenzione di poterli ospitare qui, e così con tanti altri interventi. Ora sembra brutto non citarli tutti, ma imprese di livello, presidente l'ambasciatore Pontecorvo di Leonardo è una delle principali aziende nazionali, europee e mondiali nel suo settore, che ha degli interessi importanti, degli insediamenti importanti in Abruzzo. La sua presenza si testimonia anche il confermato interesse e attività di un'azienda così importante sul nostro territorio. Confrontarsi con le principali aziende abruzzesi, che sono anche in alcuni casi degli importanti attori protagonisti dell'economia nazionale, che hanno quindi avuto anche l'opportunità, l'occasione, non soltanto durante il convegno ma anche negli eventi collaterali e conviviali, di poter continuare questo confronto, questa possibilità di tessere rapporti, relazioni, di scambiare esperienze importanti. Ecco, io credo che questo sia l'elemento importante di questo evento, che non è soltanto un'esibizione, non è soltanto una serie di interventi, peraltro preparati, insomma introdotti da una magistrale lezione di economia del professor Giuseppe Mauro, che ringrazio ancora una volta per aver offerto lo scenario di contorno e l'analisi di contesto economico dentro cui poi collocare le successive riflessioni. Insomma, credo che questo evento abbia aiutato il territorio a crescere, ad assumere maggiore consapevolezza, a conoscere meglio le proprie potenzialità, a collocare ciò che accade in Abruzzo dentro un contesto nazionale e internazionale, ed è, io credo, necessario perché l'Abruzzo possa crescere, che si continui su questa strada. Ecco, a proposito di Abruzzo, uno dei temi chiave è quello delle infrastrutture. Insomma, qualcosa si è mosso nel frattempo. Beh, ho voluto ricordare che se lo scorso anno uno degli argomenti principali di dibattito e anche di polemica era che qualcuno ci accusava del fatto che non avremmo mai aperto il cantiere per la ferrovia Roma-Pescara e che avessimo perso finanziamenti che a qualcun altro ci aveva invece generosamente elargito, quest'anno apriamo l'Abruzzo e chiudiamo l'Abruzzo Economy Summit con i cantieri sostanzialmente aperti, RFI è sul territorio a incontrare le persone sotto esproprio per definire gli indennizi, i giusti indennizi per questi espropri. La progettazione esecutiva è quasi pronta e tra poco vedremo anche il cantiere, contratto già firmato, finanziamenti ottenuti grazie al governo Meloni. Naturalmente questo è solo il primo passo, stiamo lavorando e con lo stesso impegno con cui lo scorso anno abbiamo fugato i dubbi e rispedito al mittente le accuse, le strumentalizzazioni politiche, stiamo al lavoro per fare in modo che anche i successivi lotti e anche le altre grandi infrastrutture sulle quali dobbiamo cambiare passo e dobbiamo finalmente mettere carne al fuoco potranno realizzarsi come si sta realizzando questa prima parte del programma. Presidente, questo è stato anche il summit della transizione green da rivedere. La sua posizione è stata ripresa da tantissimi esponenti importanti che sono stati qui. L'Abruzzo però è anche la regione che esprime in realtà come Renexia. Quindi cosa emerge da questi due giorni con questa riflessione sulla transizione? Emerge il fatto che io, appunto, come lei ha ricordato e la ringrazio, sono almeno 2 anni che ho lanciato questo allarme
anche più, raccogliendolo da un territorio che, essendo particolarmente vocato alla produzione industriale e soprattutto all'automotive, ha capito forse prima di altri quali fossero i rischi di una corsa troppo accelerata e di una corsa a senso unico verso un solo modello e un solo obiettivo. Sono felice che, dopo aver sollevato questo tema prima, diciamo, nel deserto, poi è cambiato il governo e si è trovata una diversa disponibilità all'ascolto. Oggi siamo insieme al governo, anzi al capo del governo, che nella sede di Confindustria ribadisce il concetto che noi avevamo proprio in queste sedi, nelle Abruzzo Economy Summit delle scorse edizioni, lanciato come allarme. E peraltro io mi appresto a partire per Bruxelles, dove fra 15 giorni circa sono relatore di un parere sulla transizione giusta, nel quale introdurremo per la prima volta un'istituzione europea, reintrodurrà il tema della neutralità tecnologica, cioè non si può andare solo verso l'elettrico, ma si devono utilizzare anche altre soluzioni alternative per fuoriuscire dalla CO2 e dal fossile. Introdurremo il tema di un ripensamento anche degli ammortizzatori sociali, cioè del fatto che la transizione non colpisce soltanto le regioni carbonifere, le regioni che avevano le miniere di carbone che sono state chiuse per una scelta di politica industriale e ambientale, ma le conseguenze di queste scelte ricadono anche su altri comparti industriali, in particolare automotive e chimica, che non a caso è molto presente in Abruzzo. Oltre all'automotive pensiamo alla chimica Bussi, che cosa vuol dire appunto per il nostro territorio. È la strada giusta, io spero che la nuova commissione possa raccogliere dai territori questi suggerimenti e dai governi nazionali che hanno iniziato un ripensamento critico, quantomeno non tanto degli obiettivi finali, quanto delle modalità con cui arrivarvi e dei tempi con cui conseguirli, anche per restituire certezza al mercato, certezza alle imprese che possono tornare a fare investimenti con il giusto margine di tempo per poterli ammortizzare e in questa maniera ridare anche al mondo del lavoro una maggiore serenità, quella che si sta perdendo quando si cominciano a vedere fabbriche che chiudono, cassa integrazione in maniera ripetuta e insistente. Ecco, questo è il nostro obiettivo, sono felice che questa voce sia stata raccolta e oggi non è più sola a dire queste cose.